Quindi, dopo i primi modelli a terra piatta, che sono quelli della Bibbia e dei poemi mesopotamici, arriva Pitagora che fornisce le prove della sfericità della Terra e arriva Aristotele, il quale è stato il primo che ha costruito un modello di universo coerente che è un modello geocentrico. Gea in greco è la terra, alla faccia di chi dice che le lingue antiche non servono più a niente, e questo modello è basato sull'osservazione. Cioè io vedo la terra ferma al centro dell'universo e la luna e gli altri pianeti che gli girano attorno. Pianeta in greco vuol dire errabondo e sono tutti i corpi celesti che si muovono rispetto alle stelle fisse. Mercurio, Venere, il Sole, che all'epoca era considerato un pianeta, Marte, Giove e Saturno. Quanti sono in tutto, a parte la Terra? Contateli, quanti sono in tutto? Sette. Eh sì. Da qui deriva la complessa simbologia numero 7, i 7 giorni della settimana, i 7 doni dello Spirito Santo, eccetera. Capito da dove deriva? Dai 7 corpi celesti, pianeti. Nel primo canto dell'Inferno dovreste averlo fatto ormai, no? Dante chiama il sole i raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Il Sole per Dante è un pianeta. Però c'è un piccolo problema, guardate un attimo, che ora ve lo faccio vedere. Vado come al solito sul mio sito, naturalmente la mela di Newton, perché è quello che sto usando per spiegarvelo, eccolo qua. A me interessa questo. Attenzione. Osservate un attimo questo qua. Questo è il pianeta Marte. Così il pianeta Marte si vede muoversi in cielo. Oh, ma che fa? Per un certo periodo del suo movimento torna indietro. Questo si chiama il moto retrogrado dei pianeti. Io l'ho osservato con i miei occhi, Nell'estate 2003, quando ci fu la grande opposizione, Marte era visibilissimo dalla finestra della mia camera da letto, ho visto tutto il moto retrogrado di Marte. E allora, se Marte è un moto retrogrado, è possibile, ragazzi miei, che i pianeti si muovono in moto circolare uniforme? Beh, no. Aristotele diceva che il mondo terrestre è formato di 4 elementi: acqua, aria, terra e fuoco. E questi hanno un moto naturale verticale, quindi perché un corpo cade? Perché il suo moto naturale è quello verticale. In particolare, acqua e terra ce l'hanno verso il basso, aria e fuoco verso l'alto. Quindi, perché l'ara, se salta giù dall'avanzare della finestra, cade sull'erba del prato? Beh, perché il suo corpo, secondo Aristotele, contiene più terra e acqua che non aria e fuoco e quindi è portato verso il basso. Tra l'altro, Aristotele, questo viene anche tutti i torti perché il 70% del corpo umano è formato da acqua, tra l'altro. Ma invece i corpi, e questi quindi si muovono di moto continuo, in effetti accelerato, verso l'alto o verso il basso. Invece i corpi celesti sono fatti di una sostanza misteriosa chiamata etere, che in greco etere vuol dire la luminosa, una sostanza che non ha niente a che vedere con acqua, aria, terra e fuoco, e il suo moto naturale è il moto circolare uniforme. Ed ecco spiegato perché i corpi girano intorno alla Terra, perché è il loro moto naturale. Però attenzione, secondo Aristotele ci sono due fisiche. Una fisica terrestre basata sul moto accelerato dei 4 elementi e una fisica celeste formata dai moti circolari uniformi dell'etere. Sono stato chiaro su questo, signor Iovino? Ha capito? Sì. Bene,
Ma come spiegare il moto retrogrado? Allora, qui interviene un altro grande astronomo, Tolomeo. Tolomeo di Alessandria, era nato Alessandria d'Egitto. Di lui non sappiamo quasi nulla. Sappiamo che visse nel secondo secolo d.C. e che era l'astronomo di corte dell'imperatore romano Ottino Pio, ma al di là di questo non sappiamo quasi nulla. Però ci ha lasciato un'opera importantissima. Osservatelo qui. Qui. Quest'opera è importantissima. In greco si intitolava Mathematica e Syntaxis, che vuol dire raccolta di matematica, trattato di matematica, no? Ma venne definito anche il Megale Syntaxis, il grande trattato, o addirittura il Megiste Syntaxis, il più grande trattato, il trattato più grande di tutti. Sapete che nel Medioevo la conoscenza del greco andò ampiamente persa in Occidente. Chi continuò a studiarlo erano gli arabi, i quali, lungi dagli stereotipi arabo uguale beduino che attraversa il deserto, o peggio tizio fanatico che si fa saltare per aria con una cintura esplosiva, tutt'altro. Il mondo arabo nel Medioevo era all'apice della sua cultura, era nel momento più fulgido della sua storia, quando tutti gli scienziati allora erano arabi islamici. Tra questi c'erano alcuni i quali hanno studiato le opere greche, le hanno tradotte in arabo e il Megiste Syntaxis divenne al Magisti, al è l'articolo determinativo arabo. In Spagna gli arabi e i cristiani convivevano in pace. Gli arabi frequentavano università cristiane e viceversa. Bene, allora Magisti venne tradotto in latino e divenne Almagesto. E questo è il nome latino con cui quest'opera oggi è conosciuta, l'Almagesto, un'opera veramente monumentale in cui Tolomeo fa questa ipotesi sensazionale. Vado alla pagina successiva del GEM. In pratica, se questo qua è la Terra e questo è Marte, Marte non si muove su un'orbita circolare che accetta la Terra, ma su un'orbita circolare il cui centro a sua volta si muove su un'altra orbita circolare, entrambi di moto circolare uniforme. Quindi Marte si muove su una traiettoria circolare chiamata epiciclo, cioè cerchio superiore, il cui centro a sua volta si muove di moto circolare uniforme su un'altra circonferenza chiamata deferente. E allora Marte, combinando i due moti, si muove così, osservate. Ed ecco con queste asole spiegato il moto retrogrado di Marte. Lo vedete anche in un'animazione qui del mio sito. Non ditemi che per tirare fuori l'Almagesto ho cancellato. Eccolo qua. Ecco come Tolomeo rappresenta molto bene il moto retrogrado di Marte. Vedete? Grazie all'epiciclo. Che dice Nicola? Ha capito il concetto? È chiaro? Sì. Bene, quest'opera, la Magesta, ebbe un'incredibile fortuna sia nell'Europa cristiana che nell'Oriente musulmano. Per vari motivi, prima di tutto è un modello intelligente. Utilizzando la composizione di due moti circolari uniformi, permette di spiegare molto bene il moto dei pianeti. Poi è in accordo con l'osservazione, tutti noi sembra di vedere i pianeti in orbita intorno alla Terra. In terzo luogo è in accordo con le scritture. Perché vedete, c'è un famoso passo del libro di Giosuè che qui vedete citato,
Quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di Israele, in pratica tra Israeliti e Amorrei ci fu una battaglia, no? E però gli Israeliti non riuscivano a vincere. Allora Giosuè urlò: Sole, fermati in Gabò, su Gabon, e tu luna sulla valle di Aialon. E il sole si fermò e la luna pure, fino a che Israele non ebbe vinto la battaglia. E allora, naturalmente, si diceva, beh, allora è il sole che gira intorno alla terra, no? Se no Giosuè avrebbe detto fermati a terra. Quindi, cioè, e anche gli islamici, stessa cosa, anche la loro scrittura dice la stessa cosa, e di conseguenza l'Almagesto divenne. Ovviamente, il libro di Giosuè, ragazzi miei, fu scritto qualcosa come 700 anni dopo i fatti che racconta. Inoltre racconta la conquista della terra di Canaan da parte degli israeliti, non dite gli israeliani, gli israeliani sono quelli moderni, da parte degli ebrei come se fosse avvenuta in poche campagne, in pochi anni. In realtà è un processo durato secoli. Inoltre, sapete il famoso episodio delle torri delle mura di Gerico cadute quando gli ebrei suonavano le trombe? Beh, è proprio un episodio leggendario, perché Gerico era già in rovina da secoli quando arrivarono gli ebrei. Quindi, forse, viste le rovine, le interpretarono: guarda, le ha fatte crollare Giosuè grazie alla potenza divina. Ma in realtà il libro di Giosuè non è un libro storico, è un libro sapienziale, solo che all'epoca è interpretato come libro storico, e questo è stato uno dei grossi problemi, naturalmente, è stato uno dei grossi problemi della scienza negli ultimi secoli. Il modello geocentrico tolemaico fu adottato come vero. Eccolo qua, una rappresentazione che vedete del modello geocentrico con gli epicicli e le stelle fisse intorno. In realtà la mia insegnante di matematica e fisica del biennio, lo sentite ieri sera al telefono, perché ci sentiamo ancora. Anche se adesso ha 77 anni, ovviamente. Mi è stata anche molto vicina, quando è morta mia mamma. Comunque, lei mi diceva che in realtà il modello geocentrico non è del tutto sbagliato, perché dal punto di vista della Terra rappresenta una descrizione matematica corretta del moto planetario. Abbastanza corretta, nell'ambito degli errori degli strumenti del tempo, però comunque si tratta di uno dei monumenti scientifici maggiori di tutta la storia dell'umanità, l'Almagesto. E restò valido il modello geocentrico da Aristotele fino al Rinascimento. Però non tutti ci credevano. Per esempio, Aristarco di Samo, un altro grande astronomo dell'antichità, contemporaneo di Aristotele, lui fu il primo a dire: no, guarda, secondo me è la Terra che ruota intorno al Sole, non viceversa. Solo che l'autorità di Aristotele l'ha schiacciato, e di conseguenza la sua idea fu passata in secondo piano, no? E non solo. Qui nell'elenco, oltre a Aristotele, Tolomeo, Aristarco, dovremmo mettere anche Niccolò Cusano. Niccolò Cusano è un personaggio molto poco noto, vissuto nel 400, è uno scienziato, anche il Medioevo ha avuto i suoi scienziati, hanno dato retta a chi dice che è stata soltanto un'epoca oscura, in cui la gente temeva l'arrivo dell'Apocalisse e basta, non è vero. Niccolò Cusano fu il primo che postulò l'infinità dell'universo. Secondo lui l'universo è infinito. Ma allora, scusi, Gaia, se l'universo è infinito, può avere un centro? No. No. Non solo. Secondo lui le stelle non erano buchi nel cielo che lasciavano vedere la luce del paradiso che c'era dietro, come credevano molti all'epoca. Per lui le stelle erano altri astri come il Sole. E intorno al Sole giravano altri astri come la Terra, e su queste terre abitavano altri esseri umani, che spingevano, diceva, l'aratro davanti a loro con i buoi. Insomma, Niccolò Cusano è stato il primo che ha parlato di alieni. Eppure, nonostante queste idee per allora assolutamente rivoluzionarie, universo infinito e altre civiltà extraterrestri, non solo
nessuno mi ha perseguitato. Ma Papa Niccolò IV l'ha fatto addirittura cardinale di Santa Romana Chiesa. All'epoca non c'era nessuno scontro tra scienza e religione. Le cose cominciano a cambiare col Rinascimento, quando arriva Niccolò Copernico. Ho così finito, ragazzi. In realtà non si chiamava così. Il suo nome esatto era, scusate, ve lo dico, ve lo faccio vedere esattamente perché è meglio. Non è una foto molto attendibile Wikipedia, però. In realtà si chiamava, eccolo qua, Nikolaj Köpernik ed era polacco. Eh sì, lo vedete qui. Era nato vicino a Cracovia ed era un prete, come Niccolò Cusano. Tutti nel Medioevo gli scienziati, gli studiosi erano preti, erano gli unici che potevano studiare. I poveracci non avevano certo modo di studiare e i re, i signori, i nobili studiavano solo l'arte della guerra. Erano gli unici che possedevano delle Bibbie miniate bellissime che non sapevano leggere perché erano analfabeti, pensate un po'. Beh, comunque Niccolò Copernico fu il primo che propose, guarda, secondo me c'è un modo più semplice per spiegare il moto retrogrado, guarda, potrei fare così. La Terra gira intorno al Sole insieme agli altri pianeti e siccome la Terra è più veloce di Marte, la supera nel suo moto e vede Marte tornare indietro. Avete visto questa bellissima animazione che ho preso a prestito da un sito americano? Come vedete, il moto retrogrado vi è spiegato nel modello copernicano molto più semplice che nel modello tolemaico. Perché la Terra gira più veloce di Marte, lo supera intorno al Sole, quindi per un momento lo vede tornare indietro. Era nato, o meglio, era stato risuscitato, perché già l'aveva proposto Aristarco, il modello eliocentrico, con il Sole al centro. Helios era il nome greco del dio del Sole. Il modello eliocentrico ha il Sole al centro. Attenzione però, perché per far tornare i calcoli è importante, anche Copernico fu costretto a mantenere gli epicicli di Tolomeo, quindi anche il modello copernicano aveva gli epicicli. Poi vedremo chi li tolse. Comunque, fino a questo momento tutti restano convinti che ci sono due fisiche, chiaro? Cioè c'è una fisica terrestre e una fisica celeste. Chi porterà le prove del modello copernicano e ne porterà le conseguenze perché sarà condannato dall'Inquisizione per questo, e chi dirà che non ci sono due fisiche, c'è una fisica sola, sapete chi? Galileo. Galileo, Galileo Galilei, al quale dedicheremo l'ultima lezione prima delle vacanze di Natale. Galileo Galilei, il più grande scienziato italiano di tutti i tempi, più grande anche di Fermi e di Majorana perché visse in ben altri tempi. Ecco,